VAM Group, 22 giugno 2013, Family Day. Una giornata dedicata alle famiglie dei lavoratori VAM ad un anno dal sisma. Il motto, dopo la scossa, la riscossa. La festa. Un grazie a tutti, con entusiasmo professionale. Dalle parole del presidente Tainer Marchesini. Il nostro Family Day è stato chiamato Family Day per dare l'idea della famiglia, ma in realtà era la festa dei bambini, dei figli dei nostri dipendenti. Era la festa, e infatti tutte le persone che sono venute erano state trascinate dai bambini che avevano questa necessità di sapere cos'era questo oggetto misterioso che in famiglia, di cui in famiglia si parlava dopo il terremoto, chissà se c'è il lavoro, stiamo facendo, faccio questo lavoro, faccio l'altro lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questi bambini erano proprio i festeggiati, erano loro che avevano trovato la grande soddisfazione, che potevano svelare il mistero della VAM. E infatti così è stato, in realtà non ci voleva un indovino per immaginare che sarebbe stato un successo per quanto riguardava i bambini, tant'è che abbiamo fatto anche un parco giochi per i bimbi che si sono divertiti moltissimo. Il primo bimbo che si è divertito moltissimo è stata la mia nipotina, che si è messa nei gonfiabili alle 3 e alle 7 l'abbiamo dovuto portare via, altrimenti, e tra l'altro aveva il sederino tutto rosso. E quindi questi bimbi si sono divertiti un mondo, sono andati in giro per la fabbrica, hanno visto i posti di lavoro dei loro papà o delle loro mamme. Addirittura c'era un bambino che voleva fare le prove sul muletto che il papà guidava, che era tutto rosso, sembrava una Ferrari, lui diceva sembra una Ferrari, e allora voleva stare sopra, non si poteva farlo girare sul muletto, ma è stato col muletto fermo per un po' di tempo a guidare e col muletto che non girava. Poi mi hanno raccontato di altri aneddoti di bimbi che si sono divertiti moltissimo e che dicevano: ma questo è un posto, un bambino, me l'hanno raccontato poco fa, un bambino che diceva al papà: ma questo è un posto meraviglioso, è un parco giochi, ma tu lavori in un posto meraviglioso. E papà aveva delle difficoltà a spiegare che non è così tutti i giorni, voglio dire, il parco giochi c'è solo nella festa, sarebbero stati tolti e non... E comunque hanno visto qual era hanno svelato il mistero che circondava il nome FAM, il nome, la fabbrica dove lavoravano i loro genitori. I grandi hanno visitato, rivisitato, rivisto attraverso un percorso a cura delle guide della vostra azienda i prodotti che vi contraddistinguono. Sì, abbiamo fatto diverse stazioni. Il percorso partiva dall'entrata e portava un gruppo di persone, ogni gruppo di persone lo portava in diverse zone che corrispondevano a stabilimenti che noi abbiamo. Quindi lì c'erano dei ragazzi che lavoravano in quello stabilimento, che lavorano in quello stabilimento e davano spiegazioni di quello che facevano e dei prodotti che su un tavolo venivano esposti. E questi ragazzi erano entusiasti perché in mezzo a questi gruppi c'erano anche i loro familiari, i loro bambini, i loro conoscenti, e così via. Quindi c'erano diverse stazioni, mi pare una decina di stazioni. Poi purtroppo c'era anche una stazione che faceva vedere i danni del terremoto, dove si vedevano tutti i capannoni macinati, si vedeva tutto quello che rimaneva. E questo purtroppo era nella festa di allegra che abbiamo fatto, questa era l'unica nota triste che si vedeva come quello che è successo dopo il sisma. Ritorniamo indietro, parliamo di un anno fa, riprendiamo il concetto del post sisma, la ripresa di VAM Group a tempi di record. La gente, grazie alla gente. Allora, ricevo tantissimi complimenti per quello che è stato fatto e normalmente li fanno a me personalmente come se li avessi fatti io, ma in realtà
Io sono solo quello che ho assistito a questa gara di solidarietà dei nostri dipendenti che hanno fatto delle cose straordinarie. Quindi, diciamo così, sono stato più spettatore che attore. L'unica cosa che ho fatto è spronare la gente che potesse fare, svolgere questa attività, e loro sono stati bravissimi a svolgere questa attività bene e in un tempo veramente straordinariamente breve, per mettere al lavoro tutte le persone che in quel momento ne avevano veramente molto bisogno. La loro paura era quella di non avere più un posto di lavoro subito dopo il terremoto. Sì. Che cosa è successo? Nel post-terremoto, nei giorni seguenti al terremoto, molti giornali e molte persone che non vogliono bene al territorio e non vogliono bene alla nostra gente parlavano delle imprese, intanto colpevoli di aver fatto i capannoni che saltavano giù, che poi ci sono le inchieste della magistratura che hanno dimostrato come tutti gli immobili fossero stati fatti secondo le regole vigenti in quel tempo. Però c'erano anche altri che parlavano che le aziende che c'erano nel territorio sarebbero andate via, che avrebbero preso l'occasione per andare via. Quindi immaginate l'umore della gente, la preoccupazione della gente che poteva pensare, dopo aver perso la casa, dopo aver perso tutti i loro beni, che avrebbero perso anche il lavoro. Quindi questo è stato veramente, veramente da parte di chi ha divulgato queste notizie, una cosa terribile, tremenda, cattiva, e mi fermo qui come definizione di questo. Non so se c'erano, quali intenti ci fossero dietro, ma certamente non hanno fatto del bene alla gente. Quindi qualche giorno dopo il terremoto, visto che c'era questa preoccupazione da parte della gente, abbiamo indetto una riunione insieme ai sindaci e le aziende più importanti della Bassa Modenese. Abbiamo fatto questo meeting, questa conferenza, dove tutte queste aziende dichiaravano che loro avrebbero ricostruito e sarebbero rimaste nel territorio. I sindaci e le autorità, tutti, dal primo all'ultimo, si sono dati da fare moltissimo, hanno lavorato moltissimo. Purtroppo per noi e per loro c'è una burocrazia che non tiene conto di nessuna esigenza e di nessun problema della gente. Tra gli umori raccolti tra i vostri dipendenti, il giorno del Family Day, c'era questo fortissimo senso di unione nel momento che si è creato, si è rafforzato in questa emergenza. Sì, l'appartenenza delle persone a questa azienda è fortissima, ma viene da lontano, viene dal fatto che ci sono ancora, sono andate già in pensione alcune persone che hanno cominciato 35-40 anni fa, quando è nata l'azienda. Ci sono molti figli di dipendenti che sono andati in pensione, anche che non sono andati in pensione, che lavorano in questa azienda. Quindi questa azienda ha sempre cercato di coltivare il territorio, le persone del territorio, ha cercato sempre di far sì che chi lavora in questa azienda la senta anche un po' sua, fa parte anche del pensate al fatto che Ponte Motta è una frazione dove ci sono 800-900 persone, abitanti, e immaginate, ci sono due ristoranti, una farmacia, ci sono una serie di attività commerciali che dipendono proprio dal fatto che ci sia questa azienda che è data a lavorare a tanti, dove ci sono rappresentanti, venditori, camionisti che si fermano, c'è anche un albergo, tra l'altro, oltre ai ristoranti. Quindi immaginate una frazione di 600 persone dove le strade non è che siano, che ci aiutino dal punto di vista della infrastruttura e della logistica, comunque c'è anche un hotel.
e naturalmente tutta questa attività commerciale avviene perché c'è questa azienda che muove un po' tutto il territorio, c'è da tenere presente che il 10% delle famiglie cavezzesi hanno un loro componente che lavora in questa azienda. Anche dall'estero, dai vostri soci, i vostri cugini mondiali, tanta solidarietà. La solidarietà da parte di tutti. Per quanto riguarda invece la solidarietà interna, cioè delle nostre aziende all'estero, tutti si sono tassati contribuire solidarmente alla ricostruzione, si sono tassati per una giornata di lavoro per riuscire a dare un tangibile segno della loro vicinanza, della loro solidarietà. Don't take anything less. Mentre giocate nel Family Day della VAM, noi abbiamo bisogno di sapere ad un anno da tutto quello che è accaduto, quanto vi immaginavate di essere qui così oggi? Ma sicuramente qui così no, perché comunque dopo il dramma dell'anno scorso, vedendo anche un po' insomma quel che è venuto giù, però insomma diciamo con l'unione, la coesione, la volontà un po' di tutti, anche comunque della proprietà, siamo qui, quindi un po' dislocando la produzione, qui pian piano ricostruendo, stiamo pian piano uscendo da questo dramma. Cosa, proprio due battute su che cosa ha provato quando si è vista la sua azienda così dopo il giorno dopo il terremoto? Subito è la paura di non rivederla più, perché con quello che è venuto, quello che è successo, che abbiamo visto cadere una parte dell'azienda, avevamo paura proprio che non venisse. Poi dopo con la rassicurazione del nostro datore di lavoro, che ci ha assicurato che in tempi brevi saremo tornati a casa, allora ci siamo rimessi in moto abbastanza volontarosi tutti quanti. Lei dove vive? A Concordia. Quindi anche la sua casa ha subito dei gravi danneggiamenti? Per fortuna pochi, è una cosa abbastanza leggera che stiamo mettendo a posto piano piano, anche quello con un po' di aiuti, ancora non dallo Stato, però penso che prima o poi arriveranno anche quelli. Marcello, anche tu ricerca e sviluppo, oggi è un giorno di festa, finalmente. Infatti, come ha detto il mio collega, non si sarebbe mai aspettati di tornare qui, e comunque anche per un ritrovo, per festeggiare, ecco, per inaugurare la ricrescita, la ricostruzione. Quindi questo momento di condivisione qui è gradito a tutti. La vostra felicità si esprime in questo giorno? Ovviamente, dopo quello che è successo l'anno scorso, insomma, è un bel momento questo. Si aspettava, e soprattutto anche riprendere a lavorare 3 mesi dopo era una cosa che era già fuori dall'immaginazione. No, insomma. Subito dopo il terremoto, tanta paura ma anche tanta solidarietà, insomma, vicinanza con i colleghi. Diciamo che ci siamo sentiti uniti proprio anche in questo evento tragico e traumatico. È prevalsa la paura o la voglia di fare? All'inizio un po' la paura, poi subito la voglia di fare. Sì, è arrivata presto perché non si voleva perdere anche poi quello che si ha, il lavoro è importante. E ci siamo trovati, uniti, ci siamo andati da fare. E penso che la VAM abbia tante persone che sono molto forti e hanno dimostrato di avere delle potenzialità in tutto questo. Cioè, è emerso quello che lo spirito, la voglia di fare. In poco tempo, in luglio praticamente la produzione era già ripartita, quindi in un mese e mezzo, una cosa che direi straordinaria, pensando il lavoro che è stato fatto in così poco tempo. Ero un semplice operaio, poi ho iniziato a occuparmi della manutenzione, dell'attrezzeria e poi della delocalizzazione, e adesso sono insieme a questi ragazzi all'ufficio tecnico. Dopo il terremoto è subito entrato in azienda? Sì, perché io fortunatamente non ho avuto paura e non ho tuttora. Poi mi sembra normale entrare, sono uno che ha sempre lavorato e penso di continuare ancora e non mi ha fatto nessun effetto proprio.
Avete lavorato duro fin dall'inizio. Sì, 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 ero qua durante la scossa del 29, ho visto un po' tutto, cosa è successo, cosa non è successo, siamo entrati in alcune persone a vedere cosa si doveva fare, cosa non si poteva fare per portare fuori le macchine, e penso che in 15 giorni abbiamo svuotato il 50% delle fabbriche, 40-50 persone. Bravissimi, tutti bravi, compresi il titolare che ci ha trasmesso questa voglia di fare. E oggi vi festeggia. Sì, ma bisogna festeggiare lui, perché se non c'era lui che ci incentivava a fare questo, secondo me saremmo andati a casa tutti e nessuno sarebbe ritornato a lavorare. Il 2 e l'1 di giugno lui era qua presente con noi, come news non fosse accaduto nulla. Abbiamo lottato con i disagi, perché in azienda, cioè a Marchesini c'è da farci, anche il mio titolare, il titolare nostro, cioè veramente sono stati in gambissima, compreso noi, perché cioè, con i disagi che ci sono stati dopo terremoto, avevamo le imprese dentro, tutto quanto, insomma, al freddo, al caldo e tutto quello che si è fatto delle ore perché, per recuperare il mese perso. E tutto quanto, cioè, però c'è da farci a Marchesini, c'è una persona speciale. E quella mattina lì è stato tremendo, perché siamo tutti scappati fuori, cioè dopo chi piange, chi cerca il marito, chi cerca, è stata una tragedia. Poi dopo pensi alla tua casa, e piano piano abbiamo preso sulle macchine e poi siamo andati a casa. Nome e cognome? Elisa Ottani. Tuo ruolo in VAM? Io lavoro all'ufficio personale e in più sono l'assistente del signor Marchesini. Allora, cosa è stato per te vivere quei giorni e ritornare così presto a lavorare? Allora, vivere quei giorni è stato drammatico, perché veramente la paura è stata veramente tanta per noi, per i familiari, ma soprattutto per il lavoro. Il fatto di rientrare personalmente dopo appena 3 giorni mi ha dato molto coraggio e mi ha fatto ricominciare con molto più entusiasmo. Sarebbe stato molto peggio rimanere a casa, aspettare la scossa, come magari facevano tanti che non avevano il lavoro, per cui erano davanti a casa, nelle loro tende, aspettavano. Invece col fatto del lavoro poi ci siamo dislocati un po' a Poggiorusco, dove abbiamo uno stabilimento, e un po' dopo a Modena, dove abbiamo preso una bellissima palazzina in centro in affitto, e poi a Natale siamo tornati finalmente qua. Però è stato bello col lato drammatico, insomma. Signor Baralli, dottor Baralli, vicepresidente di VAM Group, comunque oggi stiamo raccogliendo un pochino di testimonianze umane, quanto è stato duro, quanto è stato difficile, le emozioni delle persone che hanno vissuto appunto all'indomani del sisma la ripresa della produttività VAM. E per lei? Per me è stato abbastanza facile, perché io per fortuna vivo a 20 km, ma è stato sufficiente per non essere nel centro del cratere. Per le persone ci sono stati due aspetti, sia quello lavorativo che quello umano e familiare, perché oltre ad avere i problemi a lavorare, la gente aveva i problemi anche a casa, quindi gente che dormiva in macchina, in tenda, con dei problemi ai familiari che naturalmente pesavano sulla capacità di essere sereni e riposati, rilassati durante il giorno. Quindi questo un po' sono stati problemi che abbiamo affrontato, però la nostra gente, che è molto molto attaccata all'azienda, anche in questo caso ha dato una prova, io ritengo incredibile, perché indipendentemente dalle idee del presidente Marchesini, dalla mia capacità, spero, di coordinare, sono riusciti a fare un lavoro enorme. Quindi tanto di quello che è stato fatto lo dobbiamo alle persone che, nonostante i problemi che avevano, hanno dato tutto, hanno passato i sabati, le domeniche e le notti qui da noi, quindi sono stati veramente hanno dato un contributo fondamentale a quello che siamo riusciti a fare. Siamo riusciti in 2 mesi a spostare delle linee produttive che pensavamo di poter spostare in qualche anno, e siamo ripartiti dando ancora qualche disagio al cliente, ma molto molto bene. Quindi io lo considero dal punto di vista industriale un miracolo, sinceramente, e grazie al tessuto che abbiamo in questa parte della nostra regione d'Italia. Lunedì 17 giugno, il lunedì precedente alla festa, il vescovo di Carpi, Monsignor Cavina, ha visitato gli stabilimenti VAM. Il Family Day è stato il sabato, lui è venuto il lunedì prima e ha visitato un po' tutti gli stabilimenti e si è fermato a parlare con tutte le persone. Ha dato la benedizione anche ad alcuni
stabilmente con gli uffici, ma soprattutto la cosa più interessante è che si è messo a parlare con tutte le persone. Fra queste persone mi piace ricordare che da noi lavora un signore, molti ragazzi musulmani, fra cui c'è anche un signore musulmano che è il vice imam dell'area. E quindi si sono fermati a parlare, hanno parlato come stai, come non stai, se ti trovi bene qua in Italia, se ti trovi bene alla mamma, eccetera, eccetera. Ed è stato molto bello vedere che il nostro vescovo parlava con questi signori di un'altra religione, i quali molto volentieri parlavano col vescovo di questa, delle cose che sono avvenute. Un calendario chiaro, semplice, ricco. Momenti ricreativi, visite guidate allo stabilimento, il sorriso, la musica. VAM Group al Family Day. Qui la vittoria è il risultato della sua gente. Se